Ci sono diverse sfaccettature della cosa. L'addotto dice: non mi potrò mai liberare dell'alieno perché lui ha la tecnologia. Lui sono migliaia di anni che fa queste cose, lui è più forte di me, io come posso? L'alieno è più evoluto. Ecco, no, l'evoluzione è un'altra cosa. L'evoluzione non è la tecnologia, l'evoluzione è l'acquisizione di consapevolezza. L'unica arma potentissima che ha l'essere umano è di ricordarsi di essere Dio. Dopo che lo sa, non c'è missile, spada laser, Obi-Wan Kenobi che lo tenga. Non c'è niente da fare. L'alieno se la fa sotto, se la squaglia a gambe levate. E questo noi l'abbiamo potuto vedere negli ultimi 20 anni. Sì. Vabbè, me lo dici. Allora, quello che succede è questo, che noi vediamo nell'ambiente dell'ipnosi un sacco di tecnologia, soprattutto anche tecnologia militare, perché la tecnologia vera e propria è roba terrestre. L'alieno ha poca tecnologia, nella macchina volante non ci sono apparecchiature, non c'è niente, ci sono solo delle luci che si accendono e si spengono, non c'è granché. C'è una tecnologia molto sopraffina, senza bulloni, insomma, in qualche modo. E l'alieno, che ha a disposizione comunque questa grande conoscenza, la usa per rubare la tua esperienza, invece lui di fare la sua. Ti piglia la tua, ecco sostanzialmente dov'è la cosa. E va ricordato che noi rimaniamo un po' coglioni in questo yuga, direbbe la Madame Blavatsky, in questo periodo storico, proprio perché qualcuno vuole che si rimanga un po' coglioni. E come ci si fa a rimanere coglioni? È semplice, ti danno la tecnologia, ti danno 37 telefonini, ti fanno capire che se non hai il 38esimo telefonino sei un uomo morto, non vali niente. Se non ti dessero il bisogno di comprare dei telefonini, bisogno che te all'inizio non senti, ma quando ti hanno detto che c'è questo telefonino, te ti viene il bisogno del telefonino, te ti compri il telefonino. Ma cosa vuol dire comprare il telefonino? Che quando parli con l'altro esce e non ti sente. Se te invece non c'hai il telefonino e sai che puoi parlare con la testa, con quell'altro, ecco che non c'è più nessun governante che ti governa, che sia in grado di capire che cosa stai pensando. Ecco allora che la tecnologia serve a questo. Noi ci possiamo chiedere una cosa molto interessante. Perché, e nel mito c'è scritto, ci sono stati 5 yuga, 5 periodi storici, ma come mai questi periodi storici, secondo sempre il sistema indiano, si parte da 1.444.000 anni, mi sembra che si arriva a 36.000 anni, cioè ogni yuga si accorcia. Quello che noi sappiamo è che in questi 4 periodi storici, quando l'essere umano acquisiva consapevolezza e coscienza di sé, arrivava la grande mazzata, ti riportava la metà della pietra, perché te dovevi avere il tempo di pensare a sopravvivere, perché se non pensavi a sopravvivere pensavi che forse eri Dio, e allora forse arrivavi allo stadio finale per cui non potevi più essere ciucciato, non potevi più essere preso. E perché questi yuga si accorciano sempre di più? Perché l'essere umano, peraltro, a ogni stadio impara prima, perché chiaramente la parte animica fa comunque consapevolezza e coscienza di quello che ha fatto prima. E noi ci possiamo chiedere, ma come mai allora non si trova qui, per esempio, sulla Terra, le vestigia di una grandissima civiltà con grandissima tecnologia prima? Perché non c'era bisogno. Siccome oggi siamo diventati talmente bravetti ad acquisire consapevolezza, e quindi il tempo dello yuga si sta accorciando prima che noi si arrivi allo stadio di consapevolezza finale, ti devono ritardare il processo di acquisizione di consapevolezza. E come fanno? Qui ti danno la tecnologia, laggiù non ce n'era bisogno, perché erano riusciti a fregarti comunque. Ma siccome qui stiamo molto veloci, stiamo andando a grande velocità e alla X quadro come livello di acquisizione di consapevolezza, ecco che tu non devi pensare, tutto è basato sul fatto che non devi pensare.
e il caffè di montagna il gusto ci guadagna, il caffè in pianura non ci cresce. Colgate con Gardol, l'unico dentifricio col fluoro ionico, e che ce lo metti gassoso che ti brucia tutta la mascella. Cioè, t'ha detto una cosa e dici, ma ha detto? Per i granelli blu di Perboratex, per lavare il vostro bucato, no? Ti apri queste scatole dove c'è più di marmo, perché pesa dentro, c'è di marmo, quindi ce lo fanno pagare di più, e ci sono delle strane pallette azzurre o verdi, che sono gli FWA, Fluorescent Wavering Agents, cioè sono composti che assorbono la luce nell'ultravioletto, una zona che te non vede il tuo occhio, e lo ributtano nel visibile. Cioè nel visibile viene fuori più luce di quella che entra. E te ti sembra che sia tutto fluorescente, tutto bello, tutto pulito? No, hanno colorato lo sporco di pulito, ma non l'hanno pulito. Questo per dire come te fregano, no? Banale. E vai a comprare un'automobile, compri l'automobile, vedi la macchina con i vetri neri. Tutte le macchine dei caroselli hanno i vetri affumicati. Perché? Perché se no si vede che dentro non ci sei te che la guidi. Devi capire che sei te, quella è la tua macchina, lì dentro ci sei te. Se vedi che c'è chi guida un altro, quella è la macchina di un altro, cosa me ne faccio? Non posso comprare la macchina di un altro. Quella è già la tua. E poi che meraviglia, in quella strada ci sei solo te. E dove cazzo la trovi la strada dove ci sei solo te? Cioè, capisci come ti fregano? Sì. Lì però ci sono delle strade che hanno anche un sacco di buche, invece lì si fanno delle cose meravigliose, eccezionali. Quindi ti danno ad intendere che un po' Cristo è morto al sole, invece pare che l'abbia inchiodato. Insomma, voglio dire, questo è il problema. Noi abbiamo la tecnologia, il computer, le cose, ma se non avevamo questo, a quest'ora eravamo già oltre. Ed ecco che la tecnologia dell'alieno è la dimostrazione della sua limitazione, del fatto che lui, non essendo animico, ma venendo a prendere la tua parte animica, che vuol dire non avendo avuto il coraggio di fare l'esperienza della vita e della morte, viene a prendere la tua esperienza della vita e della morte, cosa che appare per noi assurda, ma per loro no, perché loro, non avendo coscienza, non sanno che cosa vuol dire questo, non lo possono proprio capire. In quel contesto te sei quello superiore, perché l'acquisizione di coscienza è la coscienza l'arma che noi abbiamo e che loro non hanno. Quindi abbiamo puntato, io ho puntato tutto su quella cosa lì, far acquisire consapevolezza all'addotto. E io mi sono reso conto che non serviva far acquisire consapevolezza all'addotto, bastava far acquisire consapevolezza all'essere umano. Ecco dove c'è stato lo scalino. Dove, perché io ora mi occupo di alieni, ma in modo diverso, non mi occupo più dell'alieno, io mi occupo mi sono occupato dell'essere umano in quanto tale, perché l'acquisizione di consapevolezza ti guarisce dalle tue malattie, che tu stesso in qualche modo, e la tua mancata conoscenza di te ti sei messo addosso. Perché la tua malattia ti deve dimostrare qualcosa. Secondo me, se non un pazzo scatenato, però tutte le malattie sono psicosomatiche. Psiche, soma. Cioè, te devi passare attraverso la esperienza di quella malattia. Lo hai scelto te. Come si fa a guarire uno? Prima devi chiedere alla tua coscienza perché hai fatto ammalare il tuo contenitore. Poi gli devi dimostrare che l'esperienza che ha fatto è passata, che ne deve fare un'altra, e quello è l'istante in cui guarisci in qualche modo, se no non si guarisce. Allora, se te tieni presente che l'alieno è la rappresentazione di una malattia, sostanzialmente per guarirti dall'alieno devi acquisire la consapevolezza che l'alieno ha fatto il suo tempo, ti ha dato la dimostrazione che te ricercavi, tu sei coscienza, tu sei Dio, basta, ora facciamo un'altra esperienza, quello sarà il momento in cui te ti liberi dell'alieno. Però, ragazzi, non c'è niente da fare, noi siamo i più forti, perché noi abbiamo la coscienza, una coscienza grande, che anche se sembra che continuiamo a votare qualcuno, è corretta, però in qualche modo abbiamo coscienza di questa cosa. Noi sappiamo che l'alieno non è un nemico, noi sappiamo che l'alieno è qualcosa che noi ci siamo imposti come esperienza di passare, e l'alieno ci è servito per comprendere, così come noi serviamo all'alieno.
Cosa gli serviamo noi all'alieno? Vedi che lo specchio è questo, si deve parlare prima. L'alieno viene, ci prende, ci rapisce tutti i giorni, si fa un culo così, sempre incazzato, nero, perché vede che comunque noi gli resistiamo, da 50.000 anni gli resistiamo, perché lui comprende. A un certo punto comprenderà che ha sbagliato il processo di evoluzione. Noi siamo tutti i giorni la dimostrazione che lui ha sbagliato il processo di evoluzione. Nello stesso istante in cui noi cacciamo l'alieno, perché abbiamo capito che lui era la rappresentazione di una parte di noi che non conoscevamo, lui capisce al contrario che deve fare in un altro modo. Questo perché nell'universo di Bob, cioè un universo senza spazio e senza tempo, la causa e l'effetto non ci sono. La causa e l'effetto sono la stessa cosa. La causa è, prima, tiro una palla contro il muro, la palla contro il muro mi viene addosso e mi colpisce. Causa e effetto. C'è un tempo. Se il tempo non esiste, tutto accade in un unico istante. Io sono l'alieno, perché non c'è nessuna separazione tra me e lui. Io ho più solo differenza, coscienza in più, quindi capisco questo. Mentre l'alieno lo capirà più tardi, in questo universo virtuale dove c'è il tempo. Ma in realtà il tempo non esiste, tutto accade in un unico istante. Quindi, quando io mi libero dell'alieno, lui si libererà di me. Nello stesso rapporto che c'è tra carcerato e carceriere, dove non si sa più chi è il carcerato, perché il carceriere che sta attaccato al carcerato è un carcerato anche lui. Quindi, mi rivolgo all'addotto di turno, che mi sta ascoltando in questo momento, dare un calcio nel culo all'alieno e fargli un favore, perché così gli insegniamo anche, per forza di cose, che deve andare ad un'altra scuola, che questa non fa per lui. Abbiamo... Quanto tempo abbiamo? 20 minuti. 20 minuti, quindi magari facciamo un giro anche che serva da solito ai nostri relatori. Mi piaceva l'argomentazione, ci tenevo a formulare questa domanda a Corrado, perché come ho espresso a volte in certe mie conferenze, trovo ragionevole pensare che un'evoluzione transumanista porti alla creazione di cloni, ibridi e cloni, che sarebbero l'ovvia conseguenza di una umanità asessuata, la quale mi sembra che possa essere simile a proprio ai grigi, per dirlo in qualche modo, e anche formulandola in maniera giocosa, i grigi potrebbero essere un'umanità malamente evoluta che ha perso, se vogliamo, l'anima e che torna indietro nel tempo. Era lì un po' la domanda sull'astrale: come mai questi esseri sono in astrale, come mai ci prelevano in un'esperienza che è riassumibile nelle descrizioni delle esperienze astrali. Perché astrale? Perché Monroe vede l'oscena in astrale? Perché attraverso questa porta? È nell'asse delle energie, questa... perché lo fanno? E soprattutto, perché mi ricordo anche quando parlo di griglia quantica e del fatto che il tempo e lo spazio sono quantizzati, e che loro non sempre entrano con precisione chirurgica nelle loro operazioni, eccetera, no? Però chiaramente se questi esseri hanno perso l'anima perché non si riescono più a riprodurre, manca l'elemento chiave per creare un universo, che è un po' come dire che l'anima sogna il mondo, e se non c'è più un'anima a sognare il mondo, poi si trovano rinchiusi in un mondo che si contrae, che sembra essere quello che sta succedendo. Quindi vengono qua in che senso? Qua temporalmente a prendersi quello che gli manca. Quindi questa falsa evoluzione tecnologica, mi trovo perfettamente d'accordo anche con le descrizioni che ha fatto. Se io lascerei libero Carlo di fare i suoi commenti conclusivi, diamo un poco tempo. Sì, ecco, magari visto che abbiamo 20 minuti, scusate se non ho pensato, ci penso. Se qualcuno volesse fare, vedo Manu lì, è il primo che ho visto, e non ci arrivo col microfono, quindi... Con tutto questo tempo che hanno avuto gli alieni, no? Per poterci studiare, per poterci addurre, eccetera, cioè è possibile che non hanno trovato un sistema per poter prendere la nostra esperienza tipo facendo un copia e incolla e non prenderla direttamente? Cioè, tu stai mettendo in dubbio la capacità degli alieni di manifestare il suo potere intelligente?
No, non ce l'hanno fatta, perché ci sono due aspetti fondamentali. Uno, pare che il loro tentativo sia legato alla variazione del DNA, cioè tentare di costruire loro un essere loro in grado di poter ingaggiare la parte animica, perché il loro problema è agganciare la parte animica dentro di sé in qualche modo, per sempre, di modo che questa parte animica ingabbiata nel loro DNA non se ne possa più scappare e quindi non possa più fare l'esperienza della morte, è venuta per fare questo, insomma, ma sia costretta a garantire vita eterna al corpo. Quindi l'alieno non capisce, non sa che è nella morte l'esperienza della vita eterna. Allora per fare questo ci vuole un DNA particolare, perché la parte animica, almeno a livello di ricerca che noi abbiamo fatto, sembra essere legata all'aggancio con il DNA. Per modificare un DNA e per renderlo anima compatibile e alieno compatibile, una modificazione stabile di un DNA può durare 800-900 mila anni, solo come possibilità di verifica. E questo, e l'alieno non ci può fare niente, perché il DNA è una molecola dove ci sono quattro cazzate, perché c'è 3-4 basi puriniche e pirimidiniche, un po' di zucchero e dell'acido fosforico, non c'è altro. Quindi sostanzialmente è anche una molecola semplice, però nella sua semplicità è molto complicata fare la sequenza delle basi puliniche e pirimidiniche. Quindi evidentemente da questo punto di vista proprio non ce la potrebbero fare mai, perché l'esperimento che fanno nel tempo deve verificare che il DNA trovato così è stabile. Per esempio, se io lo faccio e faccio un DNA che dopo 300.000 anni mi si sfarina, devo aspettare 300.000 anni per vedere che non mi si sparini, perché non c'è nessuna possibilità, altrimenti ecco dove era la complicazione. Aspetta, aggiungo una cosa. Giocando all'idea che l'alieno sia qualcosa di altro da noi, non è possibile fare un copia e incolla dell'esperienza, perché l'alieno non è, quindi non c'è nulla su cui incollare qualcosa. Altra domanda? Pensiamoci un attimo, invece di fare subito la domanda sbrodolata, respiriamo un momento, l'alieno non è fasullo, è la proiezione di una nostra illusione fasulla, lontana dalla coscienza, che ha abbandonato la coscienza, che non è coscienza, che è irreale, che è un'illusione alla quale noi diamo sostanza nel momento in cui ci attacchiamo ad essa. E allora le diamo densità, le diamo sostanza e la precipitiamo nella manifestazione. Ma non è. Addirittura noi non siamo. Guarda quanto noi non siamo. Siamo un coacervo di ego, confusi, illusori, spersi tra desideri fittizi. Non siamo noi. Figuriamoci se l'alieno, che rappresenta proprio queste parti fasulle, è qualcosa. Quindi non c'è nessuna esperienza di cui l'alieno si può rendere contenitore, perché non è, quindi non si può incollare niente. Su cosa incolli? Che è una manifestazione illusoria, fittizia, fasulla, che è solo la proiezione delle nostre aspettative, l'alieno buono, così come delle nostre paure, l'alieno cattivo, che precipitano nel nostro spazio-tempo, perché il pensiero crea la nostra coscienza individuale e collettiva, crea, ma quella roba lì non è. Come può impossessarsi di un'esperienza da anima addirittura quando non è? Ma neanche noi riusciamo a distillare l'esperienza dell'anima, perché non siamo, dobbiamo costruircela l'anima, dobbiamo costruircela la consapevolezza. Quello è un'ombra, quindi su cosa incolla? E non gli può neanche venire in mente di essere qualcosa, perché è la proiezione di ciò che noi stessi non siamo, è il vuoto che si riempie di mostri. La mente pigra genera mostri. Quelli sono mostri. Cosa incontra? Va bene, grazie. Altra domanda? Prima c'era una domanda di qua. Sì, mi dica? È una domanda? Sì, ma visto che degli alieni non sono, ma lui l'ha mai incontrato un paio di questi? No, appunto, è una domanda, non è una domanda. No, perché dite? Sì, no, è chiaro, ma magari ne parlate dopo. Ne parlate dopo con calma fuori. Nell'articolo sul TCT, secondo me ci sta una cosa importante, e ci sta addirittura un capitoletto a parte per questa cosa, cioè nel caso in cui esce anima gialla, mente blu e spirito rosso,
E sta spiegato che questo è l'unico caso, diciamo, in cui probabilmente si tratta di una persona che è stata creata non dal primo creatore ma dal secondo creatore. E quindi potrebbe stare addirittura, quindi dovrebbe stare, non lo so, in un altro universo, dovrebbe stare nell'universo dove sta il secondo creatore, quindi non dovrebbe stare qua. Innanzitutto mi viene naturale una domanda, perché sta qua? È vero, la domanda è semplice, c'è una risposta semplice, per fare esperienza, però è troppo semplice come risposta. Sì, sì. E poi, soprattutto un'altra cosa, cioè, sta qua e poi potrebbero esserci altre di queste anime, che poi soprattutto se non sbaglio, ci sta un gruppo di alieni che vorrebbe venire da quest'altra parte. E quindi si collega tutto, e quindi è come se ci fossero già riusciti in un certo senso, o mi sbaglio, non lo so, questa è la cosa. Anime secondo creatore che si stanno qua? Certo. Quello che sembra chiaro, anche dall'analisi del mito, è che i due creatori, Shiva e Vishnu, Vishnu con il corpo, Shiva senza corpo, avevano comunque una parte coscienziale, che è stata da loro stessi divisa in tre, come abbiamo visto prima. E siccome l'universo è un universo duale, viene visto simmetricamente. La simmetria prevede che nel tuo cervello il giallo e il blu siano i due colori complementari, quindi l'anima che sta di qua viene vista identicamente, simbolicamente con il colore blu, e l'anima che sta di là veniva vista con il colore giallo. Quello che si vede è che mentre l'uomo primo, l'Adam Cadman, è riuscito a manipolare la parte animica blu tenendola qui e facendola in qualche modo lavorare qui, di là è successa un'altra cosa. Di là la parte animica gialla se n'è andata. Diciamo che sia stata una scelta, diciamo che sia scappata, non lo so, si è separata dal suo contenitore primario che era Shiva ed è venuta di qua a fare l'esperienza di qua, perché non voleva fare l'esperienza di là, lasciando Shiva in brache di tela, cioè senza la possibilità di creare materialità. Noi sappiamo che anima ha bisogno di creare, di vivere un'esperienza in un corpo umano, per questo ha bisogno di entrare dentro il nostro corpo umano, che per lei va bene, ed è per questo che il parassita luminoso, come il Lux, è costretto a utilizzare il nostro corpo umano, perché lui, non avendo corpo, non potrebbe comunque agganciarsi alla parte animica. In questo contesto, la parte animica gialla è scappata, diciamo così tra virgolette, non so neanche se sia il termine giusto, ed è venuta di qua. Perché è scappata? Perché non gli piaceva probabilmente il percorso che Shiva aveva scelto, in qualche modo più furba della parte animica blu, che invece si è fatta fregare. Questa è l'ipotesi di lavoro che noi facciamo oggi, sicuramente, e che magari in un futuro avremo anche chiaro, però tecnicamente potrei dire chi se ne frega. Cioè, una volta che noi abbiamo capito che all'interno dei TCT bisogna unire le parti animiche al mentale spirituale per fare una sfera unica, trasparente, perfetta, che sia la rappresentazione della coscienza, per un punto in poi chi se ne frega di quanti alieni sono venuti, di quanti problemi hai avuto, di Shiva, di Vishnu, non c'è più nessuna importanza, perché tu hai acquisito la consapevolezza e la coscienza di tutto. Intanto fai così, e poi dopo, se mai chiedi alla tua sfera trasparente tutte le domande che vuoi, ecco, io farei così. Sì, bravo. Però te l'ho detto. Vai, hai sintetizzato la tua domanda? Spara. Allora, io sono giustino. Tanto perché io non puoi disegnare. Andate pure. Devi dirla per forza. No, quello per dire come dico quello. Io sono tanto visivo. Cioè, io qua posso mangiare di tutto. Però c'è un po' di domande. Però se chiudo gli occhi. No, se chiudo gli occhi. È visivo d'occhio. Certamente, perché ci sono tre aspetti delle persone che hanno questi canali importanti, che sono il visivo, l'auditivo e il cinestesico. Io per esempio sono visivo, quindi come canale principale riesco a vedere bene le cose a occhi chiusi. Il cinestesico si caratterizza dal fatto che ha una voce bassa,
come la tua. Quindi quando tu chiudi gli occhi non vedi niente, perché c'è un forte canale cinestesico. Comunque, è certo, un forte canale cinestesico che ti permetterebbe però di fare un test in modo differente, non dando subito inizio alla visione, che hai difficoltà a vedere, torna benissimo, non c'è nessun problema. Ci sono visivi, auditivi e cinestesici. Ma la cosa è seconda visione. Il primo è a scelta e dipende dal cervello come è formato. La maggior parte della gente è visiva, c'è un buon gruppo di persone che è auditivo e un gruppo più scarso che è cinestesico come primo canale, perché poi tutti siamo auditivi, visivi e cinestesici, no? Te sarai cinestesico al 70%, visivo al 10-12-15% e il resto è auditivo, secondo me, sentendo un pochino così. Quindi il tuo canale è il canale cinestesico, allora tu entri nella tua stanza mentale, quella che ti stai costruendo, dove non si vede niente, tutto buio, quindi non devi fare nessuna fatica, e poi cerchi a tentoni di trovare con le mani dove sono le sfere. E quando le trovi, perché le trovi, sono nella stanza, se la tua stanza è tua, cerca di capire come sono grandi le sfere, che materiale sono fatte, se sono calde o sono fredde, se si sente qualche odore, se mettendoci una mano dentro è caldo, freddo, liquido, marmo, quello che ti pare. È nell'istante in cui ti fai questo, dopo puoi accendere le sfere, perché io ti ho attaccato al canale cinestesico e quindi a quel punto hai trovato le sfere e da lì in poi ti funzionerà anche un canale che a te ti funziona poco, ma lì ti funzionerà e vedrai le sfere accendersi. Provare per credere. Dov'è? Certo, non lo vedo. Lo sa. Il laggiù in fondo, sei tu che hai detto qua giù sono qua giù? Sì. Ok, non mi ricordo. Mi stacco un attimo da questo discorso, però era un po' che volevo fare. Certo, se vuoi venire anche avanti. No. Va bene. No, professore, io ho un dubbio, nel senso che ho detto come possiamo comunicare con coscienza integrata. Devo dire che io ci sto. Dunque, la questione è questa. La comunicazione prevede che noi si stia comunicando con noi stessi. Nell'istante in cui facciamo questo, appare strano che io mi distacchi da me stesso, mi faccia una domanda e poi veda, per esempio, una coscienza integrata sotto forma di sfera trasparente che mi risponda. Questo accade solo nei primi istanti, nei primi momenti. Mano a mano che si va avanti non si vede più la sfera integrata, perché tu sei la sfera integrata e sei integrata con la tua sfera. Ok? In quell'istante perde di significato farsi una domanda come al Marzullo e avere una risposta, perché te in quell'istante non ti fa fare neanche la domanda. Già ti sei risposta. Primo aspetto. Secondo aspetto. La coscienza risponde sempre usando un linguaggio simbolico e archetipico. E la tua mente traduce il simbolo e l'archetipo in fonemi. La nostra mente non è spesso in grado di comprendere gli archetipi della coscienza, che invece ha una conoscenza molto vasta. E quindi la frase della coscienza è sempre giusta, anche negli istanti in cui non la comprendiamo, però perché noi non abbiamo i prerequisiti per capirla. A quel punto non c'è nessun problema. Si prende la coscienza e si insiste nella programmazione neurolinguistica. Non ho capito. Cos'è questa cosa, arancione? Me lo spieghi meglio? E vai avanti con la domanda. C'è una tecnica in programmazione neurolinguistica che serve per fare questo. In fondo te stai analizzando te stesso, sempre più a fondo, sempre più a fondo. Insistendo.
non accontentarti di dire ah, ma ha fatto una risposta ma non ho capito. Terzo aspetto della questione, la coscienza parla in un modo pulito, cioè non ti dice allora dunque tanti anni fa quando io venni su questo pianeta, allora non gliene frega niente, cioè ti dà proprio e te lo capisci, esatto, è proprio all'osso il discorso, che a me stupisce, e io ero affascinato da questa vocetta che ho dentro e che mi dice le cose come dire, ma sei scemo, non hai ancora capito, 2 più 2, 4, era così, me lo chiedi anche, e poi non fa mai dell'ironia, non ti dice sei un coglione, non hai capito niente, ti dice le cose come senza quasi l'emozione, senza l'emozione, e in un modo molto semplice. Ecco, quindi insistere, perché alla fine con insistenza noi comprendiamo, perché noi stiamo andando più in profondo a noi, che siamo le stesse persone che si fanno le domande e la stessa essere che si fa la risposta. Se non comprendiamo è perché il nostro stato di acquisizione di consapevolezza non è ancora arrivato al livello di poter comprendere la coscienza. Lo ripeto un altro modo, è troppo complicato così. Nell'istante in cui te sei lì e vedi la tua sfera della coscienza, la vedi, la senti, sei te, tu sei nel mondo reale, della realtà reale, quella senza spazio e senza tempo, dove tutto accade in un unico istante. Quando te sei qui, invece sei nel mondo realtà virtuale, dove tutto quello che la coscienza ti ha detto è già accaduto. Te non te ne rendi conto, devi aspettare che il fotogramma passi. Per esempio, una delle banalità è che la coscienza ti dice quello che può succedere fra 3 anni. Fra 3 anni succede questo, ma non ti dice fra 3 anni succede questo, ti dice succede questo. Poi te devi aspettare il fotogramma che ti passi davanti, spazio temporalmente, per attendere che quella cosa che lei ha detto accada. Ma quella cosa potrebbe non accadere, perché siccome non esiste lo spazio-tempo, in questo momento te, la tua coscienza, ha deciso che fra 3 anni accadrà questo, ma fra 2 anni, se ti hai cambiato idea, hai deciso che quella cosa lì non la vuoi più far accadere, quindi deve accadere un'altra cosa, quella che hai deciso fra 2 anni. In realtà tutto accade in un unico istante, ma siccome c'è questo libero arbitrio, tu in ogni istante, dell'unico istante, puoi decidere di cambiare tutto. Volevo aggiungere una cosa sul discorso delle domande. Volete qualcosa? Allora? Potremmo aprire un discorso. Cioè, a partire da questo discorso. Perché le domande sono interessanti. Non potrebbe essere un altro film? Ma cioè, allora era un po' lì che volevo arrivare. Nel senso entrare che... da un film in un altro film. Allora, io credo che bisogna capire chi fa le domande. Cioè. Noi spesso non siamo in contatto con la nostra identità reale, non siamo ciò che siamo, no? Spesso ci confondiamo in quello che possiamo definire come la mente di superficie, no? Mente di superficie è quel dialogo interiore, quel pensiero associativo. Non so se avete visto quel documentario che c'è su YouTube, Lo Sfidante, no? Ecco, che descrive questo continuo, incessante pensiero associativo, dialogo, questo mentale così ingombrante che noi non siamo, ma con il quale ci identifichiamo, con il quale perché crediamo di essere, no? E che è quel rumore di fondo che impedisce di ascoltare veramente la voce della nostra coscienza, di sentire veramente ciò che siamo, di reimpadronirci della nostra identità reale. Allora, chi è che spesso fa le domande? Quando è il nostro sé reale con il quale siamo in contatto, ecco l'importanza della meditazione, per esempio, per il mio cammino, per esempio, no? Essere sicuro che chi fa le domande non sia la maschera, l'ego, la mente di superficie, la personalità del momento, con le sue curiosità, i suoi desideri, le sue informazioni e curiosità, spesso banali, inutili, inconcludenti, ruota dei criceti. Quando faccio le domande, io spero che sia la mia parte più reale a formularle, a farle, no? Però cosa succede? Quando attraverso la meditazione io entro in relazione con questa parte più reale di me,
anzi ridivento quella, quando no, questo sarebbe l'obiettivo, questo allineamento, no? Di solito le domande scompaiono, non ci sono più domande. E se ci sono domande, sarà la vita a darci la risposta, oppure immediatamente si aprono dei canali intuitivi dove non riesco neanche ad avere il tempo di formularla la domanda, perché nel momento in cui intuisco un aspetto, immediatamente arriva l'intuizione, la risposta. Ecco, invece quando io ho il tempo di formulare la domanda e penso di dovermi attendere una risposta, molto probabilmente è già la mente che è partita, è già il film, sei già nella trappola, sei già nel mentale, nella mente di superficie, nel gorgo, nella trappola. Per cui, prima di fare domande, tante domande, chiediamoci un attimo chi è che sta facendo le domande. La mia mente di superficie, il film che è partito, delle mie illusioni inconcludenti e sterili e fuorvianti che mi allontanano dall'essenza delle cose, oppure la domanda parte veramente dalla mia coscienza, parte veramente da ciò che io in quel momento sono, dal mio sé reale, per quanto io riesca o meno ad avvicinarmi a questo aspetto. No? È comunque un'altra domanda. È un'altra domanda. Infatti per questo la meditazione è silenzio. Sì, no? Sì, ma se le seghe mentali non finiscono più, dove andiamo a finire? Ecco perché dico, ragazzi, mettete in pratica le cose che sapete. Respirate, fate esercizio fisico, una dieta come si deve. Mettete in pratica tutti questi corsi senza fare collezionismo o sterile. Cominciate a fare e allora vedete che la mente di superficie comincia ad acquietare un po' tutte queste domande. Ci rilassiamo un attimo, respiriamo, entriamo nel corpo, cominciamo a muovere altre energie dentro di noi, non disperdiamo più, perché l'energia quando è che la disperdiamo? E quando è che ci diamo in pasto ai demoni, agli angeli o agli alieni? Quando il corpo è fermo, perché più il corpo è fermo, più disperdiamo energia. Quando la mente è pigra, più la mente è pigra o è presa nelle trappole della mente di superficie, nel dialogo interiore, nel pensiero associativo, disperdiamo energia. E con una condotta sessuale gestita in modo non consapevole. Questo è un altro canale di dispersione di energia. Finché disperdiamo energia e alimentiamo solo l'ego e la mente, continuiamo ad arrovellarci su domande che non ci portano da nessuna parte. Possiamo star qua tutta la sera. Io non ho incontrato alieni. Non ho incontrato alieni. Certo, io sono convinto che, siccome il nostro pensiero crea, la manifestazione poi accada, esistano questi personaggi, questi alieni, questi mostri che ci vengono a rapire da una dimensione, da un altro, perché ne so io? Diventa vero, su che piano stiamo parlando? Stiamo parlando del nostro piano materiale? Certo, se alimentiamo certi scenari, certe energie, prima o poi queste si manifestano e diventano vere, diventano concrete, le incontriamo proprio, certo, quindi esistono ma non esistono. Non esistono, ma se li alimentiamo esiste. Beh, è materico, no? Diventa materico, ma che cos'è la materia? È vuoto, è il pensiero raggrumato, è energia addensata. E quindi, in ogni caso un problema come qualunque altro problema. È un problema, esatto, quindi l'alieno, io non ne ho incontrati, ma credo che possano essere un fenomeno assolutamente consistente, materiale, ma non per questo cade il discorso che abbiano un'origine assolutamente umana, metafisica, psichica, perché alla fine siamo tutti quanti sempre noi distribuiti su diversi livelli della coscienza, su diversi piani della manifestazione. Torniamo a parlare di qualcosa di concreto, no? Per quanto riguarda l'energia, io ho girato in lungo e in largo tradizioni, tecniche, eccetera, ma come facciamo a vedere effettivamente in maniera pratica questa energia come può essere non dispersa o accumulata? Perché alla fine, per esempio, se uno ha un risultato dell'ego si sente pieno di energia, che non è però l'energia, ma è di qualità diversa. Cioè la differenza è in realtà quello che dice Carlo, io sono d'accordissimo, ma anche io sono d'accordo, soltanto che il fatto che dipende dall'esperienza. Per dire, quando tu cominci a fare meditazione o quando cominci a fare un certo tipo di tecniche mentali,
hai tutta una serie di difficoltà, non riesci a vedere, non riesci, hai dei blocchi sostanzialmente che vengono da tutti i dubbi, tutte le paure, e dal fatto che sostanzialmente veniamo educati a usare esclusivamente la mente, ma non nella maniera in cui deve essere usata correttamente, ma in una maniera completamente, come dire, disfunzionale. Poi piano piano un certo tipo di difficoltà se ne va, per esempio quando si va a interrogare la coscienza integrata o quando si vanno a interrogare i maestri invisibili, si ha difficoltà all'inizio a farle le domande. Quindi all'inizio è importante fare anche delle domande totalmente stupide che non servono a niente, ma per sbloccare quella parte. Poi cominciamo a fare delle domande banali che non ci servono a niente. Poi cominciamo a fare, come dire, a entrare semplicemente in contatto con quella parte, ed è, come dire, sono altri canali, magari non abbiamo appunto bisogno neanche di scrivere più o di sentire delle parole, ma semplicemente sappiamo, perché ne abbiamo fatto esperienza molte volte, che quel tipo di contatto è vero. Per esempio, nei maestri invisibili si parli, lui di solito consiglia di chiedere delle conferme, semplicemente per capire se in quel momento siamo in contatto con quella parte, oppure se ci stiamo facendo delle pippe mentali, se è tutto frutto dell'immaginazione, se ci stiamo inventando tutto. Con le conferme, che sono qualcosa appunto di strano, di impossibile, cioè che noi scegliamo una pagina a caso di un libro che non sappiamo e dice esattamente la stessa cosa che ci hanno fatto scrivere i maestri. Con quella cosa noi abbiamo la prova che siamo in contatto o che non lo siamo. Nella pratica invece non abbiamo più bisogno a un certo punto di chiedere conferma, perché riconosciamo se ci siamo oppure no, cioè cominciamo a palpare effettivamente la differenza di energia. Allo stesso modo riusciamo a capire qual è la differenza. Ovviamente poi uno si può sbagliare, cioè nel senso c'è sempre il rischio di perdere completamente, di andare per la tangente, ed è frutto tutto dell'esperienza individuale, e probabilmente poi ciascuno ha veramente un suo percorso che non è quello di un altro. Però anche lì l'esperienza sessuale, cioè magari noi possiamo pensare che sia eccezionale un certo tipo di esperienza essenzialmente, come dire, del tutto fisica, e poi capire che ci sono esperienze di tipo diverso e riconoscere la differenza di queste esperienze. È proprio, secondo me, tutto un fatto di esperienza, proprio per recuperare questo tipo di contatto con la coscienza. E se non ho capito male, ora dovremmo vedere un video di 4 minuti, ed è strano perché mi era venuto in mente, a proposito del discorso dell'anima, il fatto che qualche giorno fa abbiamo incontrato casualmente una bambina in un bar, e siccome il mio compagno pensava che fosse nata il suo stesso giorno, poi si è scoperto che aveva ragione, infatti io e Nicola siamo rimasti scioccati, e gli ho chiesto quando sei nata, e lei ha risposto adesso, e noi siamo rimasti così, perché effettivamente i bambini, come dire, i primi anni, se non vengono completamente torturati, rimangono in contatto, quantomeno in certi momenti rimangono in contatto con questo tipo di energia. E soprattutto quella cosa serve a noi per capire, come dire, in qualche modo qualcosa di superiore che irrompe nella realtà quotidiana. E quindi quella cosa, cioè, veramente, ancora ci scherziamo, cioè non ci è mai successo che una bambina ci rispondesse qualcosa del genere. E Silvano Costi voleva farci vedere un video di 4 minuti su un bambino che è abbastanza simile, giusto? Vai, facciamo un applauso intanto a...
ai cinesi e anche al pubblico che è stato paziente per varie piccole